questa sì che è musica da festa. Sarà meglio che scopra subito dove sono. Non può esserci una vera festa di compleanno senza il festeggiato. Sono venuti tutti, persino il fratello di Gastone, Tony, con Pamela. E ci sono anche i loro figlioletti Ambra, Smeralda e Carletto. Buon compleanno, Gastone! Questo qui è il tuo regalo. È un giocattolo che suona. Buongiorno. Scusatemi, voi ce l'avete l'invito? No, ho bisogno dell'invito. Io sono Riccardo. Riccardo? Riccardo? No, non c'è nella lista. Cosa? Ma questa festa è per me. No, non è per voi. Questa festa è per Gastone la coccinella. Cosa? Non deve agitarsi così tanto. Oggi dovremmo essere tutti felici. Non si preoccupi, lui è con me. Che cosa succede? Dov'è la mia festa di compleanno? Tu ieri hai detto che non volevi festeggiare. So bene di averlo detto, ma quello che intendevo veramente era che la volevo una festa di compleanno. Oh, papà, non sei stato tanto furbo. Oh già, lo so. Non importa, sono sicuro che Gastone condividerà la sua festa con voi. Gastone, sii gentile, condividi anche il tuo regalo con Riccardo. Gastone, non ci si comporta così alla propria festa di compleanno. Per me, com'è gentile. Questo è un giocattolo che suona. Esatto, e ora andate a riprenderlo. È arrivato il momento della canzone di compleanno. È rosso qua neri, a forma di frittella. Ma come osano? Parlano di Gastone, paparino. Ha piccole ali e puoi montargli in sella. È Gastone, la coccinella. Auguri per la festa del papà. Ti ho preparato la colazione. Oh, ti ringrazio, Fragolina. Leggi il biglietto. Per il miglior papà che esista in tutto il mondo. Oh, che dolce. Ti dovrai prendere la giornata libera. Niente lavoro quest'oggi. Mi sembra giusto. Ma che cosa farò allora? Potrai giocare. E con chi dovrai giocare? Ma con gli altri papà, ovviamente. Non è la festa del papà solo per te. Buongiorno, papà. La colazione? Oh, ma che bel biglietto, Ben. Mi hai disegnato. Qui sto salutando dal camion degli elfi. Il camion! Devo cominciare il giro delle consegne. No, signor elfo. Hai la giornata libera oggi. Ma... Non preoccuparti. Ci penserà qualcun altro a fare le tue consegne. Oh, sul serio? Chi? Consegna a domicilio! Il cibo è arrivato! Cosa? Tata Susina? Buongiorno, signor elfo. Mi occuperò io delle sue consegne oggi, così lei potrà stare a riposo e rilassarsi. Stare a riposo e rilassarmi? Con Tata Susina che fa le mie consegne? Dov'è il freno a mano? Ops, caspiterina. È ora di alzarsi. Cosa? Tantissimi auguri per la festa del papà. Ah, la colazione a letto. Se solo tutte le giornate cominciassero così. Ma tutte le tue giornate cominciano così. Tu fai sempre la colazione a letto. Ah, è vero. Leggi il tuo biglietto, papà. Tu sei il miglior papà che esista nell'universo. E quest'oggi potrai fare tutto quello che preferisci, caro. Sì, non dovrai essere il re oggi. Tu sarai solo il mio paparino. Fantastico. Allora, faccia attenzione che l'uovo per la signora Fico sia fresco e non si dimentichi l'arancia per la signora Pesca. Va bene, una pesca per la signora Arancia. No, ho detto un'arancia per la signora Pesca. Sì, sì, ho capito tutto. Gastone! Gastone! Dove sei finito, Gastone? Questa è una follia. Com'è possibile che qualcuno possa svanire così, nel nulla? Oh, la mamma dove è andata? Aiuto! Aiuto! Mamma, che ti è successo? Sono qui! Qui dove? Non ti vedo. Per caso è invisibile? No, guardate in giù! Oh, c'è un buco nel terreno! Da qui non vedo niente. Bacchetta, illuminati. È una caverna enorme! Wow! È piena di diamanti splendenti, pietre preziose e gemme! Ah, così abbiamo trovato la vecchia miniera dei nani, a quanto pare! Sì, il piccolo regno è pieno zeppo delle loro gallerie. A quei nani piace davvero molto scavare. Aiuto! Aiuto! Mamma! Ehi, vai lassù! Qua
qua sotto ho trovato Gastone! Gastone! Facciamo presto! Abbiamo una coccinella da salvare, giusto? E salverete anche me? Oh, certo, scusa, mamma, l'avevo dimenticato! Magnifico! Dobbiamo calarci giù! È una fortuna che abbia portato con me la corda di soccorso degli elfi! Stiamo arrivando! Gastone! Gastone deve essere davvero molto affamato! Scava, scava! Ascoltate, scava, sento delle scava, voci! Scava, sta arrivando scava, qualcuno! Scava, scava, avanti, scava, nascondiamoci! Scava, 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 sottoterra c'è un gran tesoro! Cerchiamo diamanti, cerchiamo dell'oro! I nani sono qui! Ora di pranzo! Su, mangia! La prima stanza è dedicata all'età della pietra. Oh! In un tempo lontano, la gente grande viveva nelle caverne. Questi sono modelli di come dovevano essere i cavernicoli. C'è un pulsante da premere! Quindi i cavernicoli avevano già la luce elettrica? No, quello serve per mostrare come appariva il fuoco quando era acceso. C'è un altro pulsante! Si muovono! Oh! Avete visto, maestà? Sono buoni come degli angioletti questi piccoli! Buoni come angeli! Ammetto che sta andando bene. I bimbi non hanno neanche fatto scomparire la signora Fotheringill, per ora. L'età della pietra! Ora chiudete gli occhi e immaginate com'era la vita a quell'epoca. È sempre stato il mio sogno sapere come sarebbe stato vivere all'età della pietra. Abracadabra! Ah! Oh cielo, lo sapevo che non poteva durare. Sono rimaste solo le sue scarpe. Daisy, Poppy, dove avete spedito la maestra? Età della pietra! Questo proprio non avreste dovuto farlo. Riportate qui la vostra insegnante e subito. Ok. Ah, oh, ripensandoci, è meglio non sapere com'era vivere all'età della pietra. Oh, le mie scarpette rosse! È fantastico poterle rimettere. Bene, ora siamo nell'antico Egitto. Oh. Guardate. Questo è un modello che vi mostra come erano costruite le piramidi. Non è molto grande. Gli antichi egizi avevano le dimensioni di noi elfi e fate. No, gli antichi egizi erano gente grande e le piramidi erano gigantesche. Ed ecco il grande capo del pianeta Bong. Lui è qui per festeggiare l'arrivo di queste persone così importanti. Buongiorno. È minuscolo. Sì, qui sul pianeta Bong. Più invecchiamo e più diventiamo piccolini. Buongiorno. Chi è stato? Ecco giù, paparino. Oh, buongiorno. Buongiorno. Salutatelo tutti, forza. Il nostro grande capo è piuttosto anziano e vi assicuro che per voi è un grande onore avere la possibilità di conoscerlo. Dai, salutalo, Gastone. Buongiorno. Cattivo Gastone, non si fa! Sputa subito il grande capo! Ci dispiace terribilmente, purtroppo non è stato addestrato! Già! Visto che siete nostri ospiti, la banda suonerà un brano per darvi il benvenuto! Cos'è questo rumore assordante? Quando cominciano a suonare la melodia? Quello che sentite è il nostro inno nazionale! Splendido, è così armonioso! Cyrus, mi spieghi perché vivete sottoterra? Una volta il pianeta Bong era ricco di vegetazione! C'erano piante e fiori dappertutto! Era bellissimo! E i suoi abitanti erano felici! Ma poi il pianeta ha cominciato a morire, purtroppo! Il caldo è soffocante, non si può stare in superficie! Così ci siamo trasferiti sottoterra! Tutti quanti vivono sottoterra? Sì! Persino i nostri animali! I vostri animali? Wow! Ah, quello è un mostro alieno! Non ti preoccupare! Questa è una renna serpente maialmucca viola ed è ancora un cucciolo! Oh, ma questa renna serpente maialmucca viola è troppo dolce! Oh!
Perché stiamo fluttuando? Perché non c'è forza di gravità nello spazio. Non veniamo attratti verso il basso. Scusate, ho dimenticato di accendere il motore che genera la forza di gravità. Guardate quante bellissime lucine colorate. Ammirate tutti la grandiosità e la supremazia della tecnologia aliena. Dov'è la toilette? Noi alieni non andiamo alla toilette. È davvero incredibile. Sono talmente più avanti di noi che ormai non hanno neanche bisogno di andare alla toilette. E se mi viene voglia, come faccio io? Dovevi andarci prima di partire. Forse ce ne sarà una sulla spiaggia. Ci sono le spiagge sul pianeta Bong. Il pianeta Bong è fatto soltanto di spiagge. Wow, solo di spiagge? Sì. Fa molto caldo e splende sempre il sole. Adesso vi andrebbe di mangiare qualcosa? Sì, grazie. Questa macchina può preparare qualsiasi cibo o bevanda che desideriate. Posso avere un'aranciata, per favore? Certo. È squisita. Posso avere un sandwich al burro di arachidi, banana e prosciutto? Certo. È sorprendente! Può fare anche la gelatina? No! Crea qualsiasi cibo che esista in tutto l'universo, ma non la gelatina! Ed è un vero peccato, perché a me piace da impazzire! Tranquillo, posso farla apparire io! Tata Susina! Cosa? Un po' di gelatina non farà del male a nessuno! Gelatina magica, grazie! Oh, ma qui ce n'è troppo poca! Io voglio mangiare tantissima gelatina! Ok, gelatina magica allora! Ancora, ancora, ancora! Inondazione! Guardate quante cose buone da mangiare! Quella è la torta di compleanno! Gastone se la divorerà in un attimo! Fermo, Gastone! Coccinella cattiva! La mangerai più tardi! Entrate, bambini! La festa comincia! E per rompere il ghiaccio, mettiamo subito un po' di musica! Direi che potessimo ballare con i bambini grandi! Ma abbiamo promesso di non farci vedere! Non riesco a controllarmi! Devo scendere subito a ballare! No, Barnaby! Torna qua! Ora si balla, si balla, si balla! Ho tanta paura che lo vedranno! Adesso facciamo un bel gioco. Quando la musica si ferma, dovete rimanere immobili. Katie, ti sei mossa? Stavo per calpestare questo giocattolino. Guardate qui. Oh, allora metterò subito questo giocattolino qui insieme a tutti gli altri pupazzetti. Che cosa stai facendo, Barnaby? Mi scusi, mamma di Lucy. Barnaby, hai dimenticato che noi dobbiamo rimanere qui? Ma a me piace tanto ballare. Adesso il papà di Lucy farà per voi uno spettacolo di magia. Urrà! Oh, fantastico! Io adoro la magia! Non utilizzerà la vera magia, farà soltanto dei trucchi! E che cosa sono dei trucchi? Lo vedrai! Buongiorno e benvenuti al mio spettacolare magico show! Hai visto? Quello è soltanto un trucco! È una bacchetta magica finta! Bravissimo, papà di Lucy, grande! Sì, si è esercitato Scava, scava, scava! Scava, scava, scava! Ottimo lavoro, ragazzi! Continuate così! Buongiorno! Mi scusi, vorrei parlare con il capo. Per caso... Aspetta un momento! Ehi, ragazzi! Smettete un attimo di cantare, ok? Bene! Stavi dicendo? Stavo dicendo che vorrei parlare con il capo. Sono io il capo. Ce l'hai un appuntamento? Non gli serve un appuntamento. Lui è il re. Il re non prende mai appuntamento. Non lo prende nemmeno dal parrucchiere? Papà, i capelli non ce li ha. È pelato. Beh, non è certo colpa nostra. Ascolti, siamo qui per lamentarci del rumore. Quale rumore? Quello che proviene dalla vostra miniera. Ma io non sento niente. Ecco questo! Non importa, io sono il re e pertanto vi ordino di smettere immediatamente di scavare. Sì, ma il fatto è che tu puoi dare ordini soltanto in superficie. Quello è il tuo regno.
Invece, sottoterra, sono io il capo. Ma? Non potremmo smettere di scavare comunque. È il nostro lavoro. Noi non ci fermiamo finché non troviamo dell'oro, dei diamanti o delle gemme. Mi è venuta un'idea. Tata Susina potrebbe farvi apparire dell'oro, dei diamanti e delle gemme. Molto intelligente, Holly. Ecco fatto, problema risolto. Adesso gentilmente smettetela di scavare. Ma anch'io posso far apparire queste pietre. Eh? Dov'è il divertimento? C'è molto più gusto a scavare. Adesso, se non vi dispiace, ho del lavoro da sbrigare. E subito. Coraggio, ragazzi! Continuate a scavare! Beh, poteva andare meglio. La cosa più saggia è farci venire in mente un altro piano. Se nessuno vuole questo tesoro, posso prenderlo io? Certo, certo, lo prenda. Non ti preoccupare, ti prometto che starò attenta. Wow! Ops! Holly, adesso sono enorme. Scusa, Ben, mi spiace, è stato un incidente. Ma così non possiamo più giocare insieme. Sì, invece, devo solo diventare grande anch'io. Bene, ora siamo entrambi enormi. C'è qualcuno. Arriva la gente grande. Ci nascondiamo. Ma non possiamo farlo. Siamo troppo grandi. Che cosa facciamo? Oh, è solo Lucy. Ehi, ciao Lucy. Oh, ciao, vi conosco. Lucy, siamo noi. Ben e Holly. Oh, è vero, ma siete enormi. Siamo diventati grandi con una magia. Wow, è fantastico. Io sono qui con le mie amiche, Katie e Yasmin. Le volete conoscere? Ma la gente grande non deve scoprire che esiste la gente piccola, lo sai. Ma io so tutto di voi. Tu sei speciale. Non preoccupatevi, sembrate gente grande, non possono scoprirlo. Ok, ma non dobbiamo rivelare loro nessuno dei segreti degli elfi o delle fate. Ciao! Loro sono i miei amici, Ben e Holly. Io sono Yasmin. E io sono Katie. Il tuo costume da fatina è una meraviglia. Grazie. Dove abiti, Holly? In un castello delle fate. Un castello delle fate? Dici sul serio? Holly! Volevo dire che abito in una casa. E tu dove abiti, Ben? Io vivo in un albero. In un albero? Voglio dire, in un condominio. Noi lo chiamiamo l'albero. Sai, anch'io vivo in un condominio. Noi lo chiamiamo condominio e basta. Ricevuto! Forza, ragazzi, si comincia! Diamoci da fare! Oh, cielo! Che cos'è questo rumore? Pronti a sollevare! Salve, vostra maestà. Ah, sì, continuate. Abbiamo caricato tutto, ragazzi. Potete andare. Papà, hanno portato via tutto il nostro castello. Questo è un vero disastro. Eccomi. Oh, no, è la mamma. Oh, oh. Posso guardare adesso? Puoi farlo solo se chiudi gli occhi. Oh. È divertente, è come nei programmi che guardo in televisione. Posso aprire gli occhi adesso? Non lo farei. Ditemi voi quando posso. Circa fra un mese. Oh, oh, dov'è finito il castello? Ecco... Cosa credi che diranno i Calendula quando vedranno questo? Rideranno, rideranno, rideranno. I Calendula sono arrivati! Ciao, cara sorella! Oh, mamma mia! Oh, mamma anche mia! Non è proprio come ce lo aspettavamo, però... Non so davvero che cosa dire! Non è ancora finito! È meraviglioso! Sì! È incredibile! Volevamo soffitti alti, voi li avete eliminati del tutto! Già, e guarda qui l'angolo bagno. Sì, essenziale e completamente aperto. Lo trovo così avventuroso. Beh, devo ammettere che quella è stata una mia idea. Riccardo, vecchio mio, sei davvero un architetto nato. È vero, hai mai pensato di insegnare architettura? Oh, veramente no. C'è nessuno? Sono spariti tutti quanti. Hanno lasciato le bacchette. Oh, è bello averti di nuovo con me.
Ehi, Tata, adesso che hai di nuovo la tua bacchetta magica, ti dispiacerebbe? Sarà un vero onore accontentarla, grande mago. Ti do il permesso, ritorna te stessa. Oh. Allora, dove saranno finiti quei poveri bambini? Temevo che sarebbe successo. Purtroppo Daisy e Poppy devono aver trovato il passaggio segreto. Scusate, dove porta questo passaggio segreto? Porta alla stanza segreta. Non avevo idea che noi ne avessimo una. Certo, perché è un segreto. Questa stanza contiene una grande energia magica che non deve assolutamente essere liberata. Allora, dei bambini non dovrebbero essere chiusi lì dentro. Riesco a sentire le loro voci, stanno ridendo e sento anche qualcos'altro. Non dobbiamo assolutamente entrare. Ma insomma, quanta esagerazione per questa energia magica dai poteri straordinari. Tranquilli, ci penso io. Buona fortuna, mia coraggiosa e dolce Susina. Oh! Che cosa riesci a vedere? Delle cose spaventose. Arrivo, Tata! Barbarossa alla riscossa! Ecco i bambini sani e salvi! Resista, Tata Susina! Ce l'abbiamo fatta! E in salvo adesso, mio dolcissimo pasticcino! Ho visto delle cose terribili in mare, ma niente, niente paragonabile a quello che ho appena visto in questo posto! Ed ecco perché cerchiamo di tenere la porta chiusa. Urrà! Andiamo subito in cucina. Adesso dobbiamo mescolare tutti gli ingredienti. Una mora, dello zucchero, mezzo limone, la rugiada, bava di lumaca e l'ultimo ingrediente, un rutto di rana. E adesso la formula magica. Zucchero e limone, mora fragrante, rugiada, rutto e bava, mescolatevi all'istante. Quell'intrullo avrà un gusto davvero spaventoso. No, Ben. Non ti ricordi? È una pozione che deve essere solo spalmata sui piedi e non bevuta. Nessuno berrebbe questa cosa. Oh, perbacco, ma è davvero terribile. Ha un gusto assolutamente disgustoso. Paparino, ma tu non avresti dovuto berla. Avrebbe dovuto spalmarla sui suoi piedi. Cosa? Mi chiedo che succederà adesso. Vediamo un po' cosa dice il libro. Bla 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 bla. Oh, perbacco! Che significa? Mi sono sbagliata. Quello non era affatto un rimedio per il raffreddore comune. Era una cura per la calvizie. Però devo dire, Vostra Maestà, che i capelli lunghi vi donano moltissimo. Tata Susina! Credo che il raffreddore sia sparito. Urrà! Il re mi ha attaccato il raffreddore. Guardate, un verme! È scappato via. Non dobbiamo darci per vinti. Proviamo di nuovo. Eccone un altro! Io mi arrendo. Sono difficili da prendere. Ma questo piccolo uccellino è molto affamato. Dobbiamo assolutamente trovare la sua mamma. Di solito le mamme uccello arrivano quando i piccoli le chiamano. Ma non cinguetta abbastanza forte. Tata, usa la magia. Fallo cinguettare più forte. Sì, subito. Rendilo all'istante un uccellino gigante. Oh no! Hai usato la formula magica sbagliata! L'uccellino sta diventando enorme! Non ho sbagliato affatto. L'ho reso più grande, così cinguetterà più forte. Non preoccupatevi, l'incantesimo non durerà molto. E quanto durerà, Tata Susina? Potrebbe svanire tra un minuto, o una settimana,
L'incantesimo è svanito! E la mamma uccello sta arrivando! Urrà! Che cosa ha detto? Ha detto grazie di tutto e ciao ciao! Ciao ciao! Ciao Holly! Questa era la nostra ultima consegna! Possiamo giocare! Tu avrai anche finito, Ben, ma io sto ancora lavorando qui! Holly, è il momento del tuo discorso! Salve! Avete organizzato una splendida festa e spero che vi divertiate moltissimo a ballare! Ottimo lavoro! Ottimo lavoro! Urrà! Urrà! Che succede adesso? C'è la parte più difficile! Dobbiamo starcene seduti senza addormentarci. In onore di Sua Maestà Re Cardo, ci esibiremo in una danza. Ah, che orrore! Adesso è anche peggio. Eccezionale! Davvero bravi! Avanti, papà! Andiamo a ballare! Cosa? Ma io... Oh, d'accordo! Potreste suonare qualcosa di più moderno? Certo, maestà! È divertente! Oh, oh, hai ragione, Holly! Essere re è uno spasso! Per me si sta mettendo male! Holly si è nascosta troppo bene! Credo che non ce la farò mai a trovarla! Ti ho trovata! Oh, ma come fai a vedermi? Io sono invisibile! Oh! Non sono più invisibile! L'incantesimo è svanito! L'incantesimo? Ecco, io ho usato soltanto un pizzichino di magia! Lasciamo perdere! Perché non facciamo un altro gioco? Ti prometto solennemente che non userò le mie ali e la mia magia! Va bene! Allora adesso giochiamo a... Ben! Holly! Bambini! Le tortine sono pronte! Ma signora Elfo, dobbiamo per forza entrare in casa! Non possiamo giocare ancora un pochino? Questa è proprio bella! Credevo che una certa principessa delle fate e un certo elfo trovassero noioso giocare. Ma mamma, noi abbiamo appena cominciato a giocare insieme! E tu hai detto che le tortine dovevano cuocere tanto! Infatti ci hanno messo tantissimo! Davvero? Vi è sembrato che il tempo volasse perché vi stavate divertendo? Succede spesso. Oh! Volete assaggiare una tortina? Sì, grazie! È deliziosa! È squisita! Queste tortine sono fantastiche! E la signora Elfo non ha nemmeno usato un po' di magia! Ti ringrazio, Holly, ma credo che sia tutto merito di come hai miscolato l'impasto. La vuoi vedere una magia? Va bene! Io posso fare sparire questa tortina! Ma come? Credevo che gli elfi non sapessero usare la magia! Osserva attentamente!